Bene, quella disamina che ha fatto il comandante, giù diciamo che l'espressione della situazione del comando dei vigili del fuoco di Catania. Magari i numeri non sono quelli esatti, come i 600 vigili del fuoco, non siamo 600 vigili del fuoco operativi, ma siamo circa 320 divisi in 4 turni, che sottodimensionano l'operatività del comando etneo, che negli anni purtroppo ha visto la necessità di aumentare l'organico, anche perché il comando di Catania è tra i primi in Italia come numero di interventi e come pro capite è in assoluto quello che ha una criticità non indifferente ed è soltanto secondo a comandi grossi come Roma, Napoli, Milano e Torino. Purtroppo Catania è stato uno dei comandi messo sotto braccio, cioè non calcolato tantissimo sia dalle istituzioni centrali e da tutti i governi che si sono susseguiti in questi anni. Tantissime sono le vertenze, tantissimi sono gli scioperi per portare a conoscenza all'opinione pubblica e anche all'amministrazione centrale della criticità che c'è nel comando di Catania. Il comando di Catania è sottodimensionato e gli interventi che il comando di Catania fa non rispettano la classificazione delle sedi di servizio, come ad esempio facciamo un paragone con gli altri comandi d'Italia. In Sicilia abbiamo soltanto un distaccamento che è Gela SD5, che è la massima categoria. Catania ha a malapena i distaccamenti SD3 e quegli SD3 stessi sono tutti sottodimensionati di organico. Perciò gli operatori quotidianamente sono sovraccaricati di lavoro e rischiano sulla propria vita quando devono andare a intervenire in criticità, quando ci sono interventi di una certa rilevanza. Quotidianamente siamo costretti a chiudere i distaccamenti per la carenza di organico, come ad esempio il distaccamento nord, il distaccamento sud, Adrano, Paternò. Nel quotidiano vengono chiusi, venendo meno un servizio sia alla popolazione e facendo rischiare di conseguenza anche gli operatori che devono arrivare a quelle distanze. Siamo contenti che su Palagonia si sta lavorando perché il distaccamento è pronto e manca l'organico, quell'organico che da anni richiediamo sia per avere Palagonia ma anche per infoltire l'organico che deve essere assolutamente rimpinguato. Ripeto, la classificazione delle sedi non rispetta assolutamente il numero di interventi che noi facciamo. Altra cosa scandalosa è il nucleo sommozzatori di Catania, tra i primi, il primo in Sicilia e tra i primi in Italia, che ancora oggi è sotto osservazione con un organico esiguo. Mancano 14 unità per avere un nucleo completamente efficiente. I report parlano chiari, non siamo noi qui a dirlo, ma parlano chiari. È necessario avere un nucleo sommozzatore operativo al 100% e noi torneremo nuovamente a rimarcarlo perché vogliamo un'operatività assoluta. Stessa cosa vale per il nucleo nautico, che non ha un'imbarcazione efficiente quotidianamente, cioè spesso e volentieri ci ritroviamo ad avere un nucleo portuale fuori servizio perché manca il mezzo operativo. Abbiamo visto in questi giorni che è stato di fondamentale importanza avere la collaborazione sia tra sommozzatori e nucleo portuale,
per la ricerca di quel povero ragazzo che finalmente ieri sera è stato ritrovato. Stessa cosa vale per il personale amministrativo, sottodimensionato, stessa cosa vale per il personale funzionario che ha un carico di lavoro esagerato e purtroppo viene meno all'operatività perché ovviamente non si possono sdoppiare, cose che purtroppo dobbiamo fare noi quotidianamente. Noi le chiediamo un intervento a lei, signor Prefetto, verso le istituzioni. Negli anni passati sono stati fatti dei documenti anche tramite comando, tramite organizzazioni sindacali. Però purtroppo abbiamo avuto soltanto delle pacche sulle spalle e delle sberle. Oggi ci stiamo ritrovando in una condizione veramente disastrosa e non vorremmo arrivare in estate a dover decidere chi dobbiamo salvare e chi deve aspettare. Le chiediamo un intervento forte verso le istituzioni, tante sono state le visite istituzionali, quello che avevamo preannunciato si è verificato, cioè il dissesto idraulico, i terremoti e gli incendi boschivi. Le cinque squadre boschive l'anno scorso hanno dato un grosso contributo perché il carico di lavoro non è diminuito, gli interventi anzi sono aumentati, però con quelle cinque squadre aggiunte che sono l'organico che manca a Catania, cioè quelle 100 unità operative più quelle amministrative che arriviamo a circa 128 unità in meno a Catania, sono l'organico esatto che Catania dovrebbe avere. Sono le 128 unità che mancano. Non chiediamo miracoli, non stiamo chiedendo soldi, ma stiamo chiedendo sicurezza sia per gli operatori ma anche per la popolazione, che di conseguenza, non avendo un soccorso efficiente, poi purtroppo, che non dovrebbe accadere, si ripercuote anche nell'aggressività che abbiamo visto in Viale Mongata. Noi vorremmo veramente risposte esaustive, sicuramente lei farà il suo dovere, come hanno fatto anche gli altri prefetti, però anche oggi noi come soccorritori vorremmo lavorare in sicurezza, purtroppo Catania è stato uno dei comandi più martoriati in Italia con la perdita di tre colleghi in soccorso e vorremmo che questo sia anche da monito per chi non calcola Catania. Noi vogliamo rispetto come catanesi, vogliamo rispetto come vigili del fuoco catanesi e la Sicilia merita rispetto anche rispetto da parte dell'organico e anche da parte dei mezzi che non abbiamo allo stato attuale. Grazie Dottore, buongiorno, io sono il segretario. a lei. Bene, oggi visita istituzionale del signor prefetto a comando di Catania. Ha dato onore ai caduti dei vigili del fuoco, poi ha incontrato il personale e di conseguenza ha incontrato anche le organizzazioni sindacali che avevano chiesto un incontro. Si è discusso dell'apertura del distaccamento di Palagonia, che il prefetto ha sollecitato all'istituzione per far sì che questo distaccamento venga aperto. Di conseguenza si è discusso anche delle enormi carenze di organico, si è discusso della carenza dei mezzi, si è discusso anche del 112 numero unico e di poter inserire all'interno anche l'antincendio boschivo. Ci sono state tante problematiche messe sul tavolo. L'unica cosa che è sicura è che il signor prefetto non ha inteso fare delle promesse, ma ha inteso avere una stretta collaborazione con i vigili del fuoco per cercare di risolvere le nostre problematiche inerenti al comparto.